c'è un emendamento, al rinvio della seduta fatta formalità dal consigliere Bene per fatti formali, e quella invece per esempio del sindaco per fatti rispetto a cambio politici, per cui sia nell'altro caso il risultato sia il rinvio della seduta. Io anche votazione posso consigliere, capito? Una volta votato ce ne hanno, no? Assolutamente, non sto facendo votare, siccome ci stiamo considerando le dichiarazioni di voto, quindi praticamente non è giusto che dichiarazioni di voto. Allora, per coloro i quali, e mi dice il consigliere di Russo Comunico, Lucio Pasquale, voglio andare in rete perché ci sono segnati, lo faranno nelle dichiarazioni di voto. Ma invece il consigliere Mandolani, che non è proprio una parola di dibattito, che ha presentato il consigliere Mandolani. Come il sindaco, anche noi compagni e compagni di Sinistra Critica siamo un po' stanchi di sentir dire dai banchi della maggioranza o della minoranza della maggioranza o dell'opposizione che il male di questa città è impersonificato nel sindaco Stefano Ferrari. E questa non è una difesa al sindaco Stefano Ferrari, però è una volontà e soprattutto una richiesta all'opposizione e a chi nell'opposizione dovrebbe avallare una rigenerazione del dibattito politico, di non usare le terminologie che a niente portano a questo dibattito politico, al dibattito politico stesso. Perché il problema è che non è il male di questa città è il sindaco Stefano Ferrari. Il male di questa città è un concetto di amministrazione, di ceto amministrativo, dirigente, che si perpetua da 20 anni ormai in questa città. Qua non si è mai persa quella che è la logica stessa di una classe dirigente che ha sempre e questo si può capire quando noi accusiamo questa amministrazione di governare con la classe dirigente del centro-sinistra e che non può permettersi di dire che il popolo ha voluto dare il mandato politico al centro-destra. Il popolo ha voluto dare un mandato politico a qualcuno che per faccia nuda o per altri motivi era l'alternativa a quella che era la devastazione della città da 20 anni a qui. E cioè il vecchio centro-sinistra. E cioè il vecchio centro-sinistra e quella vecchia amministrazione che ha governato in questa città, del quale questa nuova amministrazione si è fatto carico di membri, ha traslato i membri dall'opposizione e se li è portati in maggioranza per avere i numeri per governare. E già questo non permetterebbe di dire a questa opposizione che hanno un mandato politico chiaro in base anche a un programma elettorale stilato e proposto dalla città, perché è il programma elettorale fatto dal centrodestra con il sindaco Stefano Ferrara o è il programma elettorale fatto col centrodestra integrato dal Partito Socialista che si è tolto da questi banchi e è andato dagli altri banchi. Ma l'opposizione soprattutto oggi dovrebbe avere la responsabilità di dare dei segnali nuovi di rigenerazione del dibattito politico. Qua sentiamo il capogruppo Berre e Bene dell'Italia dei Valori e del PD di rivendicare quello che è stata la votazione sui revisori dei conti e di chiedere la possibilità di aspettare per capire se il ricorso, e questo magari è valido perché ci potremmo trovare realmente con due collegi di revisione dei conti, ma senza mettere in discussione quella che è la logica che porta oggi a nominare ancora nel 2010 i revisori dei conti in un comune come Casoria, e cioè quota maggioranza e quota opposizione. Non si fa altro che nel Consiglio Comunale di riportare amplificato anche per quanto riguarda i professionisti la logica clientelare. Ci sono ben 53 aventi diritto a partecipare alla graduatoria per essere scelti come graduatoria dei conti, però solo chi ha la fortuna di essere conosciuto o dalla maggioranza o dall'opposizione può fare il revisore dei conti.
senza entrare nella, nella normale ragionamento della meritocrazia. Qualcuno si è chiesto chi merita di più tra i 53 di fare il revisore dei conti per il nostro comune, o si è chiesto solamente che Antonio Pugliese faceva parte del centro-destra e qualcun altro faceva parte del centro-sinistra. E quindi, come nella società reale, quando si fanno le elezioni, i bagagli di carrozzone elettorale promettono a secondo della parte politica che va a governare, anche in consiglio comunale non rinunciamo a dare Pasquale Fuccio. Non rilanciamo nemmeno dall'opposizione una rigenerazione della logica che dovrebbe guidare un'amministrazione in questa città. E ancora oggi proponiamo due magari della maggioranza e uno dell'opposizione, facendo ancora, portando ancora avanti la logica del nepotismo, che questa amministrazione, figuriamoci, ce l'ha insegnata che cosa significa, come l'ha letta, ma questa è eclatante, secondo me. E noi dovremmo farci carico della reale rigenerazione del dibattito politico e della rigenerazione della logica di come si amministra una città. E l'alternativa del quale tu ti fai tanto vanto, la gente ti ha chiesto l'alternativa. Questo modo di governare, e io sto prendendo come esempio per non sforare nemmeno dall'ordine del giorno, ma poi sul dibattito politico e sul bilancio di previsione ne avremo che parlare, se realmente, caro sindaco, sei stata un'alternativa per questa città o no. Ma se prendiamo solo l'argomento dei revisori dei conti, qui nessuno si è chiesto di chiedersi in che modo i revisori dei conti potevano giovare al comune di Casoria. Chi meritava di più di essere garante di un bilancio di un'amministrazione? Si è fatto solamente il conto, due sono della maggioranza e uno dell'opposizione. E caro Pasquale Fuccio, noi dovremmo essere l'avanguardia per la rigenerazione del dibattito politico in questa città. Noi giovani di una nuova opposizione dovremmo proporci come menti differenti e non come vecchi consecutivi di una logica che parte di questo centro-sinistra che ancora sta seduto in questa opposizione ha portato avanti negli anni. E per questo c'era un modo per salvarci, anche facendo da parte vostra solamente una posizione strumentale come opposizione. Proponemmo noi di Sinistra Critica di andare avanti senza rinvio nella nomina dei revisori dei conti, ma di sospendere, dato che non si era arrivato con un'analisi meritocratica sui 53, di sospendere il Consiglio Comunale e andare fuori a fare un informale sorteggio. Prendere i tre nomi che erano usciti al di là di chi erano figli, parenti o nipoti e tornare in aula in consiglio comunale e nominare quei tre in nome della legalità e della trasparenza e non delle appartenenze ai carrozzoni politici. E nessuno dal banco dell'opposizione si è alzato e ha gridato allo Stato, al di là della legittimità della possibilità di essere presente in aula per Pasquale Pugliese, nonostante il padre era all'interno della lista dei 53 o è ancora all'interno della lista dei 53, ma nessuno di noi ha gridato allo scandalo e al rinnovamento dell'etica della politica, che è scandaloso che il figlio rimane in aula a votare quando c'è il padre in lista nei 53. E tu, sindaco, che dovresti essere garante di una rigenerazione politica, hai permesso tutto ciò in nome del fatto che lui ti consentiva il 15° numero legale per andare avanti nella votazione. E noi, invece di rompere come opposizione, perché loro non avevano i numeri legali per votare i revisori dei conti, invece di rompere come opposizione e far capire alla città quello che realmente ha capito, e quando la città Mariano Marino dice a me non interessa chi governa, l'importante è che si governi, e no, perché questa città ha capito che chi governa non lo può fare per quello che propone nei bilanci quando abbiamo fondi accessori di 200.000 euro nel bilancio e poi non c'è nessuna iniziativa per la legalità, per il recupero culturale di questa città, dove la violenza fra i giovani sfocia in tutte le sere nei nostri territori in maniera assurda, e noi non facciamo niente con una rieducazione civica partendo dalle scuole, non proponendo niente nei bilanci, e poi mettiamo 200.000 euro di fondi accessori. E caro sindaco, anche su quello che dice il collega Marino per quanto riguarda i funerali indigenti, questa richiesta viene dal fatto non che noi non ci stiamo impegnando come capogruppo sul fatto dei funerali e del cimitero, ma dal fatto che dall'ultimo bilancio ci sono 9.000 euro calcolati per i fondi indigenti.